I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Il tutorial di oggi parlerà della programmazione di un telecomando radio su un ricevitore Lightsys. Entriamo in programmazione. Tasto in basso a sinistra, codice tecnico 4x1, tasto ok, programmazione tecnica di nuovo ok, scorriamo fino al menu configurazione, tasto ok, accessori radio, essendo un telecomando, ok, e andiamo a trovare il menu memorizza, tasto ok. La memorizzazione degli accessori radio sul RISC è possibile effettuarla tramite due funzioni: la trasmissione del segnale radio del prodotto o tramite il serial number del prodotto, che il RISC tramite etichetta posiziona sempre dietro ogni dispositivo. Memorizziamolo tramite il segnale radio. Via radio, enter, scegliamo il tipo di prodotto che andiamo a memorizzare, in questo caso telecomandi, enter. A questo punto scegliamo l'utente a cui associare il telecomando. Grandmaster, enter. La centrale fa partire un countdown di 180 secondi entro il quale dobbiamo andare a premere il tasto di configurazione. Il segnale trasmette e la centrale ci dà conferma dell'avvenuta memorizzazione del telecomando, indicando anche il serial number che troviamo dietro il prodotto. Ed ora vediamo come programmare lo stesso telecomando con il software di programmazione. Ricordiamo, per quanto riguarda Lightsys, è anche lo stesso che utilizzeremo per programmare la Agility. L'ultima versione attualmente disponibile ad aprile 2013. Alcuni istanti. Password e username, admin per quanto riguarda l'username e la password 123 per quanto riguarda le configurazioni di default, quindi appena preso il software. Alla prima accensione selezioniamo la centrale che vogliamo andare a programmare tra l'elenco delle nostre centrali salvate, ovviamente dovremo creare un cliente, quindi doppio clic, la centrale effettua il caricamento di quelle che sono le informazioni salvate nell'ultima configurazione fatta. Appare il nostro albero a sinistra, la prima cosa che consigliamo di fare è connettere il software alla centrale, appare la schermatina al centro che ci dà lo stato della connessione. A questo punto possiamo andare a vedere la voce telecomandi. Come vedete, la centrale permette di acquisire fino a 16 telecomandi. Consiglio di importare dalla centrale quelli che sono i dati, in maniera tale che se dovessero essere state effettuate modifiche da tastiera ce le importiamo e non commettiamo errori di sovrascrittura. Alcuni istanti. Una volta effettuata l'importazione possiamo andare nella voce di configurazione, dispositivi radio, perché è un telecomando. L'azione da compiere è esattamente una configurazione, andiamo a scegliere il tipo di dispositivo, in questo caso telecomandi, su quale ricevente 1 o 2, perché la Lightsys permette due ricevitori, il tipo di configurazione, in questo caso tramite seriale, andiamo ad eseguire, quindi andiamo a digitare il serial number che ricordo trovate dietro ogni prodotto tramite targhetta adesiva. Una volta inserito premiamo esegui. Come vedete il software ha già identificato la tipologia di dispositivo che è un telecomando, alcuni istanti per l'acquisizione direttamente in centrale, il messaggio di avvenuta configurazione, premiamo ok. La centrale contestualmente ha anche messo un beep tramite la propria tastiera. A questo punto ritorniamo in telecomandi. La centrale effettua, il software effettua tramite centrale un aggiornamento. Come vedete il telecomando è stato correttamente acquisito. Tasto destro, andiamo su avanzate e verifichiamo che effettivamente tutte le configurazioni siano corrette, quindi i tasti corrispondono alle nostre funzioni. Queste voci indicano effettivamente che con l'apertura, l'inserimento e il disinserimento da telecomando vengano annullati eventuali tempi di ritardo. Una volta fatto questo, inviamo per l'ultima volta la configurazione del nostro telecomando alla centrale. Anche in questo caso la centrale metterà un beep tramite tastiera. Disconnettiamo e possiamo
chiudere il programma perché abbiamo terminato di effettuare la nostra configurazione. A presto con nuovi tutorial. So show me family, all the blood that I will bleed.